place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.
Ciao ragazzi, benvenuti nella mia live. Ciao Micio, ciao Gap, ciao Buser. Tutto bene, raga? Oggi si riprende con le live. Ora stiamo aspettando che arriva la Gap. Che oggi saremo in compagnia di Gap. Non so se vuoi entrare da qualcun altro. Nel frattempo mettiamo la password alla partita. Fattoria, la password è sempre la stessa. Ok, raga, tutto bene? Come sono andate le feste? Mi sentite bene? O devo modificare il volume del microfono? Chi sta entrando? Subito, subito. Gap, sei tu? Devi prendersi inghiozzo, assurdo. Poco più alto il microfono? Però mi sa che è già al massimo, micio. Andiamo a vedere. Allora, proprietà. Non si fa qui. Aspetta, mi ricordo. No. Non è qui. Vediamo dal pannello di controllo. Nel frattempo vediamo chi è entrato in gioco. Vabbè, non posso non far niente, almeno credo. Che ci sta la password, andiamo a vedere un attimino il microfono, audio, registrazione, gruppo microfoni, livelli. Ok, ora al massimo. Credo che più di questo non è possibile. Ora come va? Va meglio ora, amico? Perché più di questo non posso aumentarlo. Devo prenderlo comunque il microfono nuovo. Se no possiamo far così. Aspetta se ci riesco. Ok, ora. Ora va bene, va benissimo. Dai, allora vediamo. Allora, vediamo un po' cosa ci sta da fare oggi che non ricordo. Grazie Daniele, buon anno anche a te, non ti preoccupare, tranquillo. Va bene, Gap, non ti preoccupare. Non vi preoccupate, per tua scelta. Va bene, Gap, no problem. Ma qua sto campo come è stato seminato? Cotone. Ok, dobbiamo continuare qui. Qui è seminato, quindi di là. Dai, Gap, che ti aspetto poi.
Mi son Veneto, raga, un altro Veneto. Ve l'ho detto che sta diventando la partita dei Veneti questa. Vabbè, l'ho messo storto qua l'operaio, non fa niente, non sono preciso. Ok, continuiamo con la raccolta del cotone. Tranquillo, gatto, non ti preoccupare. Allora, mi sa che ci sta anche da prendersi cura un po' degli animali. Andiamo a vedere nel menu. No, dai, stanno abbastanza bene. Dai, dopo cercheremo forse molto probabilmente di prendere le vacche. Appena arriva Gap, vediamo. Se abbiamo tutto e poi prendiamo le vacche, così iniziamo a fare anche il latte. E ci becchiamo un'altra sincronizzazione, bene, ma non benissimo. L'aiutante A è bloccato da un oggetto. Ora andremo a risolverlo. Vediamo che cosa ci sta che lo blocca. Ammazza, è bella lunga sta sincronizzazione. Nel frattempo, raga, se vi va, condividete la live. È bella lunga sta sincronizzazione, raga. Mamma mia, e quanto dura? Gap, sei tu che stai entrando? Dai.
È lunghissima. Secondo me deve uscire il rientro della partita, si sarà buggato. No, ecco, si è sbloccata. Finalmente. Ciao, Ermanno Supremo. Emanuele Supremo, ma sei tu che stai entrando in partita? Dai, questo è stato abbastanza veloce, sto ragazzo. Vediamo chi è entrato. Va bene, Emanuele. Ehi, Gap. Ciao. Buongiorno. Tutto Sì, beh. bene? Tutto bene, tutto bene. Ma sei te, mi son Veneto? Come? No, non sono io. Ok. Io sto entrando adesso. Ok. Ok, ti vedo. Ed ecco anche la sincronizzazione di Gap. Ciao, è Leo. Buongiorno. Buon pomeriggio. Non so, vedi un po' tu come interpreti l'orario. Uè, Xtony, grazie per esserti abbonato. Grazie, Anto. Anto, rimani un po' in live. Ciao, mattutino. Buongiorno. E Leo. Grazie mille anche a te. Gap, ti occupi tu se sei entrato dei ragazzi che chiedono cosa si fa? Grazie mille. Anto, fatelo pure tu, farming, così ci viene a dare una mano. Ok, due non hanno il pick. Ok. Va bene, trattoristi, non ti preoccupare, fai quello che c'è da fare. Non ti preoccupare. Va bene, Mattia. E soltanto mi sono ricordato il tuo nome, Mattia. Raga, tutto bene? Le feste? Avete mangiato tanto poco.
Un botto anch'io, Matti. Anch'io. Te, Mattia, hai detto che sei veneto, giusto? E Leo, ora ti dirà Gab. Anzi, no, fai una cosa, prendi l'attrezzo quello azzurro, come si chiama? Aspetta, che se mi ricordo. Rap, dammi una mano tu. Sì, tu, Mattia, mattutino. Quello per zappare la terra, Teleo, ora non mi viene. Erpici. L'erpice coltivatore. Viene a coltivare il campo numero 12. Poi sul campo numero 13 dovrebbe esserci l'operaio. Se gli date un attimo un'occhiata. Ah, ok, no, non mi ricordavo, perciò ho chiesto se eri veneto. Non mi ricordavo se eri tu o era un altro ragazzo che mi disse che era veneto, però siete tanti, diciamo, veneti a giocare con me. E parte la sincronizzazione, assurdo proprio. Ah, mi sa che abbiamo raggiunto il numero, aspetta che l'aumento un secondo che finisce questa sincronizzazione. Un secondo, Mattia. Te la faccio fare. Ti libero subito dei posti. O li libero o li creo. Nel frattempo ci becchiamo un'altra bella sincronizzazione. Se vuoi puoi buttare fuori Eh un sì, veneto. ho visto. So che ci becchiamo a queste sincronizzazioni lunghissime. Ma chi è che sta entrando? Non lo so, so solo che ci ha bloccato una sincronizzazione lunghissima. Deve entrare Mattia, ma gli diceva partita piena, quindi non è Mattia. Raga, ma una connessione. Anzi, io forse a breve cambierò connessione. Mi attiveranno la 1000 mega. Spero il prima possibile. Gap, poi quella persona non l'hai sentita, giusto? Gap? Quella persona non l'hai sentita? No, Ma l'hai scritta? devo ancora farlo. Bravo, molto bravo.
Non lo so, Leo, se è esploso il server o cosa sia successo, ma anche prima ha fatto così. Dopo 3 minuti si è sbloccato, aspettiamo e vediamo, se no riavvio la partita, raga. Esco forzatamente dal gioco, uscite anche voi forzatamente e rientriamo. Quando vedete queste connessioni, non giocate se avete delle connessioni che non ve lo permetto. Non lo so, Matti. Mi Mi sa che dobbiamo uscire. sa proprio che dobbiamo uscire, come dice Gap. Ma anche prima ha fatto così. Poi dopo si è sbloccato. Gap ha lasciato il server. Come è fatto ad uscire? Ha chiuso il gioco? Alt F4. Sì, ora esco anch'io, raga. Alt F4. Ok, sono uscito anch'io, raga, dal gioco. Allora. Allora, rientriamo. No, da me Leo non ha nevicato. Da me è difficile che la fa, io sto sul mare. Quindi è molto difficile. Ragazzi, devo prendere il gioco un minuto. Non mi si riapre il gioco. Vedete voi che ha fatto la neve. Ecco qua, si sta riaprendo il gioco. Farmi 19 non risponde, quindi probabilmente può essere anche che è un problema mio che non va. Però ci mettiamo così tanto. Il programma non funziona, va. Lo riapriamo. Bello. Non lo so, ti dico la verità, dove si trova Foschiana. Regione. Google dice che è in Svizzera. Svizzera? Ah, bella, molto bella la Svizzera. Ok, è partito il gioco, dai. Credo che si era bloccato di nuovo. Gioco. Ok, continua. Mi mettiamo già 12 giocatori. Max giocatori 8. Perché massimo giocatori 8? Vabbè, dopo vediamo. Uè, Andrea. Uè, Andrea, uè. Uè, uè. Tre qua, tutti che dicono che è nevicato. Da te? Non so tu che parte stai, quindi da te è fatto neve? Comunque, buon anno, Andrea.
Ah, ok, capito Mattia, perciò me lo fa cambiare solo massimo 8 lì. Ok, state entrando, raga, vi vedo e mi avete già bloccato la sincronizzazione. Volevo aggiungere un attimo la password. In modo che se entra qualcuno che non è qualcuno di voi, non va. Che testa, Andre? No, tranquillo, non ti preoccupare. No, no, raga, di che cosa? Di cosa vi scusate? Non è che avete fatto, non avete fatto niente. Solo che siete stati molto più veloci di me a mettere il tutto. Ad entrare. Riprendiamo i nostri lavori. Ma raga, non era per voi la password, perché voi entrate in automatico all'interno della partita. La password è per i nuovi entrati. Sì, ora l'aumento subito, Mattia. Torno subito, Vai, vai, tranquillo. Andrea, grazie dell'host. 12 persone, fatto Mattia. No, non si è salvata la partita di prima. Non si è salvato, raga. Dobbiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto finora. Ragazzi, c'è il campo 13 da finire di seminare. Chi lo vuole venire a finire di seminare? C'è il trattore con la seminatrice, cotone. Metà già è seminato, in fase di crescita, mentre l'altra metà ancora no. Chi ha messo l'operaio sul campo numero 12? Ok, va bene, l'operaio di là, dai. Lasciamolo perdere. Vediamo che ci sta più qua, non c'è bisogno di niente. Qua nemmeno, questo sta qui. Qua lasciamo così, così. Questo lo ci vengono a lavorare. Qua c'è l'operaio. Ok, andiamo a caricare la balla di cotone. E Leo, qui metà, già dove sto io ora col camion, se non sbaglio, già è stato. Sì, qua no. Qua devi venire. Devi iniziare di qua. Di qua. Sì, fai il campo 12, Leo, da dove ti ho fatto vedere ora. Ok, attento a non cancellare il raccolto. Semmai aspetti che fa qualche altro giro la trebbia e poi riprendi. Nel frattempo, se ti va, c'è da seminare il campo numero 13 da finire di seminare. Già c'è il trattore con la seminatrice. Non so che ci sta più da raccogliere, diamo un'occhiata. Ma mi sa che è tutto da seminare. Il 12 lo stiamo a raccogliere.
niente più. Niente più, dai, raga, è tutto da seminare. Nel frattempo gli do una sciacquata e una riparata a questo camion, che è nero. Sì, cotone, tutto cotone là. 12 e 13 sono tutti a cotone. Eccomi. Vai, vai. Io sto dando una lavata ai trattori, Gap. Allora, cambio, allora. Il nuovo DLC Alpine sarebbe... Sì, se non sbaglio, sì, quello gratuito era. O no? No. Quello gratuito è della Precision. Ah, sì, quello che non abbiamo capito come funzionava lì. Del CIA Alpine, quello là della mappa, sì, però mai a pagamento. No, non ce l'ho quello, Mattia. Diciamo che non sono un amante dei DLC, quindi non ne prendo. Ci bloccano la sincronizzazione. Ma se è lo stesso di prima che ci ha bloccato il gioco. Spero proprio di no. No, Mattia, un DLC no, c'ho solo quello gratuito, ma non ho capito neanche come funziona. Mi sa che questo, raga, è quello di prima. Lo stesso. DLC è un'estensione del gioco, cioè tipo, ci sono DLC dove ti inseriscono dei nuovi trattori, quello dove ti inseriscono ad esempio delle trebbie oppure delle mappe, sono delle estensioni, delle cose nuove all'interno del gioco, diciamo. Sì. Mi sa proprio di sì, e salvia quello con la connessione buggato. Ecco, mi sa che dobbiamo uscire di nuovo. No, salta, non esco. Salta, aspetta. Perché appena si sblocca lo banno. In modo che non puoi rientrare, capì? No, raga, stavolta aspettiamo. Dobbiamo essere temerari. Quello voglio fare ora, perciò aspetto, non usciamo dal gioco. Mi dispiace, ma... Perché non sono il tipo che banna così. Però fa danni, diciamo che fa danni perché non ci fa giocare. Ma questo motivo succede che come entriamo così crasha la connessione e deve chiudere. Ed esce dal gioco in automatico. Quando ci scommettete? E niente. E niente. Mi si è bloccata anche la freccia del mouse, non vedo. Andiamo bene. Andiamo
Andiamo bene. Noiosa, noiosissima. Tempo ci sentiamo un po' di musica. Ancora al 10%, mamma mia. Raga, com'è il volume della musica? È buono o è troppo alto? Qui si è sbloccata, raga. Miracolo. Miracolo. È basso, ma si sente un po' almeno. Vabbè, che ora la tolgo appena si sblocca. Dov'è? Salvia. Bandisci. Mi dispiace. Ma te ci stai a fa'. Ok, togliamo la musica. Bannato, bannato, raga. Speriamo che quest'altro che deve entrare ora. Eccola. Mannaia. Il gap si muta. Secondo me starà bestemmiando. Sì, questa è una live solo di sincronizzazioni. Ma non so perché ti ha sospeso il Nightbot. Secondo me hai messo troppe faccine, qualcosa del genere. Allora, stop spamming emoji. Emotion, sì, ti ha stoppato per le faccine, mi sa. Non so come mai. Diciamo che è un bot troppo conservativo. Lo dovrò licenziare questo bot, ne prenderò un altro. Cosa lagga, Mattia? È impossibile che le faccine ti fanno laggare. Raga, quello di prima era da banna, ma questo pure non scherza, eh. Ma Un'altra sincronizzazione e vai, si è sbloccato. Il gladiatore rientra. È un'altra sincronizzazione e vai. Ah, no, questo è veloce. Grazie, signore, grazie. Grazie, grazie. No, scendi dal camion. Ancora che mi rubano il camion. Chi è? A te non dirmi niente, tanto io lo vedo, ok? Cosa? Capiscimi? Non dirmi niente. In che senso? Aspetta, scrivo.
Ok. Raga, non so se c'è qualcuno che sta a lavorare già sul campo. Sì, su 13 ci sta il Leo. Chi devo bannare, Mattia? Perché devo bannare persone? Non ho capito chi dici tu. Dobbiamo vendere gli animali che ho sentito prima. Gli Dobbiamo vendere? animali? Perché? No, avevo sentito prima che... No, dobbiamo comprare. Ah, comprare. Sì. Voglio fare le Ah, ok. Qua si è buggato il terreno. Dov'è? Qua dalle pecore. Ma ti sento altissimo oggi, aspetta un attimo. Ok, e i cavalli però, e lei ci vuole tantissimo per poterli mettere. Servirebbe la mod. Sì, servirebbe la mod che li porta a spasso. Trattorista, se vuoi ti tolgo l'operaio di là, se non l'hai tolto già tu. Ragazzi, se qualcuno di voi è senza lavoro, ditemelo, che lo troviamo subito qualcosa da fare, perché anch'io, diciamo, sono senza far niente. Ah, ok, vai a vendere il cotone, tu va bene. Mi sa che c'è solo una balla, però, eh. Aspetta, ne esce un'altra qua. Sì, è entrato il tuo amico Mattia, grazie mille. Me l'ha detto che era un tuo amico. Chi c'è sulla raccogli cotone? Ah, ok. Mi vuoi venire? No, 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 sto. Sto a fare una passata di coltivatore. No, i cavalli non li ho messi più avanti perché ci vuole. Ma vediamo, semmai ne prendiamo solo due in modo che qualcuno di noi gli fa fare la passeggiata giornaliera, 2-3 massimo. Va bene, Daniele, tu ogni tanto dammi un feedback se il microfono va bene, perché prima mi hanno detto che era basso, però più di questo è al massimo. Non riesco. Mi sa che dovrò prenderne uno migliore. Ma lei non ti preoccupare, va bene, ci metto l'operaio, poi quando rientri me lo dici e lo tolgo. Oppure lo lasci fermo il trattore, non ti preoccupare proprio. A dopo. Ma
Ma l'11 è da esaminare? Non lo so, controllo. Sì. Sì, è da seminare. Te ne vuoi occupare tu e io continuo con la raccoglicotone? Sì, fai sì. Sì, faccio io lo schema. Ah, tu lo sai, io non sono bravo a seminare, quindi. Ok, va bene. Mentre Gap si sente bene, il volume del gioco, Daniele, va tutto bene. Vediamo se riesco a correre più veloce della raccoglicotone, facendo anche un po' di bunny hop. No, sono caduto per sbaglio. Il gladiatore, benvenuto nel mio canale. Sei un ragazzo che sta giocando con me? Se sei un ragazzo che sta in game con me, rimani in live in modo che ascolti di là, ha una sincronizzazione, ascolti di qui quello che ti diciamo gli aggappo, diciamo di fare il lavoro, dove andare al lavoro. Ok, va bene, ora ti lascerò la raccoglicotone. Scendo io dalla raccoglicotone e ti occuperai tu della raccolta del cotone. Una cosa, due regole piccoline importanti. Non toccare niente al biogas. L'insilato non si tocca. Il primo che becco che tocca l'insilato verrà bannato. E i pallet di lana e le scatole delle uova, le scatole delle uova non si toccano. Va bene? No, Mattia, è stato velocissimo a fare ad entrare. Dai, Claudio, ti ho lasciato la raccoglicotone. Se ti va, entra qui. Ah, non puoi entrare perché non è la password. La password è ciao ciao. Sì, scusami, ora mi sono ricordato che devo dare la password. Se ti riesce, io preferisco che mi scrivi in live in modo che lì sono sicuro che leggo il tuo messaggio, mentre qui in game mi può scappare. Mentre lì rimane perché qua si toglie, capito? Ok, questo te ne occupi tu. Io vado a vedere se riesco a mettere 100 per i cavalli. Vediamo dove metterli. Allora. Recinti per animali. Recinto cavalli. Metto il piccolo, tanto non ci serve il recinto grande per i cavalli, che non ne prenderemo molti. Ecco, l'altra sincronizzazione. Sì, due, tre, non di più, Matti, giusto che li teniamo perché mi piacciono. Dai, veloce questa disincronizzazione. Ok, non vedo chi è entrato. Questo terreno non è il tuo. Questo sì, invece.
forte da qualche parte che c'è più piano. Un'altra sincronizzazione. Il canale rosso, Mattia, è aperto. Se fai punto esclamativo canale rosso, ti esce. Eccolo qui. Boom, messa, mi alzo del terreno, lo sapevo. Lo sapevo. Lagga, ma mi sa che è un problema tuo, gladiatore. Perché io sinceramente non vedo lag, non so voi, raga. Tu Io poco, poco. ma sono dagli animali. Qua c'è tanta roba in questa zona. Allora, inizio a progettare il paesaggio. Grazie Mattia, lì ricaricherò le live. Cosa dopo, Mattia? Se mi dici. Va bene, Manu. Vabbè, dopo Matti mi scrive in privato su Discord. E vediamo. Odio sto terreno che si alza. Discord è un... lo devi scaricare. Oppure sia come app ci sta sul cellulare, oppure su internet lo scarichi su Google. Lo trovi su Google, poi ti fai un profilo. È una stupidaggine, ci metti pochissimo a farlo se ti interessa. Cioè, è importante averlo, eh. Sì, sul cellulare da Google Play, se no dal computer sul browser Chrome, Mozilla, non so quello che usi tu. Io ti consiglio di scaricarlo anche tipo sul PC. No, mamma che danno che ho fatto, raga. No. Come si fa ad alzare il terreno?
Tra poco si trincerà, appena saranno seminati tutti i terreni, dopodiché si passerà alla trinciatura. Perché diciamo che la trinciatura è una cosa secondaria. Ci occupiamo maggiormente dei campi, dopodiché, quando abbiamo tempo, mentre crescono i campi, ci occupiamo della trinciatura. No, non diventi staff da disco. Per diventare staff devi fare il bando, il bando per diventare staff. Come ha fatto Micio. Vabbè, Gap no, perché è un amico. Lo conosco da tanto. Carlino, benvenuto. Ciao. C'è che è in gioco con noi. Ok. Me lo puoi confermare perché io sto nella modalità progettazione che ho combinato un casino. Così se me lo confermi, chiediamo la password. C'è con noi. Ok. Carlino, ciao, benvenuto. Rimani di qui in partita, in live, scusa, voglio dire. Ascolterai da qua quello che dice, ti diremo gli gap su quello che c'è da fare. La password, Carlino, è ciao ciao. È entrato Gap in partita con la password. No. Ok, c'è del lag anch'io ora, raga, sto a vedere del lag, tanto lag. Mi sa che siamo troppe persone, oppure qui in zona farm ci sta troppa roba. Gladiatore, appena sei pieno, la balla la scarichi direttamente sul campo e arrivo io o qualcuno con il camion e la viene a ritirare. Gap, vedi tu un po' i ragazzi se sono tutti al lavoro, controlla che nessuno faccia danni, roba così. Carlino ancora non mi ha risposto, sei in partita? Sei in Sì, live esatto. ancora? No, dico è ancora in live, scriviglielo perché non vedo che scrive. Vedete che danni ho fatto. No, dai, è venuto abbastanza bene, almeno da questo punto di vista, andiamo a vedere dall'altro lato. Massey 8280, benvenuto, grazie per esserti iscritto. Sei in partita anche tu? Raga, io direi che è venuto quasi bene, dai. No, dai, è venuto bene, è venuto bene. Ora prendiamo degli animali. Ah, le regole. Mattia, tu sei Massey che è entrato in partita? Massey, sei partita? Non ci sto a capire niente, raga, perché non ho seguito i nomi di chi entrava. Nel frattempo mi becco un'altra sincronizzazione ed uno che fa moonwalk davanti a me. Abbiamo anche Michael Jackson con noi qua oggi in partita. Un po' va troppo veloce. Comunque, raga, per chi è in partita con me, le regole sono di non toccare assolutamente il biogas l'insilato delle trincee o verrà bannato. E di non toccare
gli animali. Degli animali, gli unici che se ne occuperanno siamo io e Gap. Ok. Ah, Mattia, tu sei uscito quindi dalla partita. Dai, digli ai tuoi amici di iscriversi al mio canale. Nel frattempo ci becchiamo anche un'altra sincronizzazione. Nel frattempo DAZN mi invia una notifica sul telefono. Ok. Raga, per chi si è iscritto al canale ed è in partita con me, la password è sempre la stessa. Ciao, ciao. Raga, io la password l'ho data in live. No, Carlino, non ci pensi niente tu al biogas. Allora non l'hai capito proprio. Che cosa ci pensi tu al biogas? Iniziamo così, già vai fuori. Che ci fa il trattore su qua? Che ci ha portato Carlino. Carlino non ha capito quello che si deve fare. E Carlino va fuori. Mi dispiace, ma se ti dico che non devi toccare il biogas, non si tocca. E stavolta ti ho solamente espulso. La prossima volta ti banno. Se ti dico di non toccare il biogas non si tocca. No, niente, scusate, devi ascoltare quello che dico io dalla live. Il biogas non si tocca. Per colpa del biogas, di persone che non ascoltavano Carlina, ho bannato una decina di persone, lo sai? Ok, Gap, vieni tu qui. Dove vai? Non ho capito. No, no, no. So saltare anch'io e Leo, guarda, so bravo, eh. Ragazzi, ci sono i campi da trinciare. Chi non ha niente da fare, andiamo a trinciare noi, dai. Anzi, no, io devo andare a comprare gli animali. Mi vedi laggare in live? Live, lagga la live. No. Aspetta che controllo se mi dà qualche perdita di frame. No, non ho perso nessun frame. Ok. No, no, anch'io vedo tutto liscio, raga. Il gioco? Cioè, lag il gioco? Non ho capito che stai di. Perché No, se. forse dentro la partita. Ah, dentro la partita può essere che mi vedi laggare. Però io non vedo lag, cioè non eccessivo. Cioè ogni tanto mi dà una bottarella, ma non in live, almeno spero. Il campo 10 è da trinciare. Va bene, Mattia, è un'altra sincronizzazione. E ci becchiamo un'altra sincronizzazione. E Leo, arrivo con un camion al campo 10, aspettami. Tu sali sulla trincia. Ragazzi, se c'è qualcun altro che non sta facendo niente, prendete un camion, oppure venite con un trattore qui all'insilato, ci stanno. Sì, il gladiatore, vieni qui, all'insilato ci sono i rimorchi apposta per la pula della Kroon. Prendi un trattore, lo vieni a prendere. E andiamo a lavorare di là. Raga, tra poco stacco verso le 4:20. Perché
che poi ho da fare, ho degli impegni. Poi ci ribecchiamo domani in live, sempre allo stesso orario. Raga, sul campo 10 dovrebbe già esserci anche la trincea, se non ricordo male. Sì, gladiatore, prendi un rimorchio qualsiasi, un camion, un trattore qualsiasi. Va bene, Mattia, non ti preoccupare, grazie per essere passato. Poi vai all'insilato. E di là prendi dei trattori perché lì ci sono. Raga, purtroppo siamo tante persone, mi sa, all'interno del server. 1, 2, 3, 4, 5. Siamo 6 persone. La mia connessione non è delle migliori, infatti ora la cambierò appena possibile. Mi dispiace. Comunque sì, anch'io vedo un po' laggare ora. Però lag il gioco perché il... No, sulla live non ho perdite. Alla fine non sta neanche lavorando tantissimo, la CPU sta al 21% da quello che leggo. Devi dare un'occhiata. Non è vero, sta al 100%. Questo non va bene. Leo, stanno arrivando con un rimorchio al campo 10, dagli 2 minuti. Non so perché, ma stiamo al 100% di CPU. Non mi ha mai dato questo problema. Allora. Ecco, l'ho lasciato anche una striscia. Leo, stanno arrivando al campo 10 con un rimorchio, non so, ora sta partendo il gladiatore, lo vedo. Provo ad prendere anch'io un rimorchio con un camion ed arrivo. No, no, tranquillo, Leo, non ti preoccupare. Finito il 15, ci sta l'11 da seminare. Va bene. L'11 da seminare e Gap, dove vai? Gap. Vabbè, Gap non risponde. Dove stai andando col camion? No, se lo vuoi usare tu, prendila, non c'è problema. Ah, compriamo gli animali, raga. Abbiamo preso il recinto, ma non abbiamo preso gli animali. Dove si comprano? Qua, mi sa. Si comprano qua. L'infilato bisogna venderlo. No, perché prenderemo le mucche. Allora, compriamo. Come lo prendiamo il cavallo, raga? Mi piace questo qui. Prendo uno di questo. Dai, decidete voi un altro cavallo. Come lo prendiamo, raga? Che colore? Uno nero. Vediamo un altro solo. Tre, ne prendiamo tre di cavalli. Dai, il prossimo che dice il colore.
Un altro nero no, di un altro colore, raga. Allora ci sta. Marrone chiaro, marrone scuro, nero, marrone, rosso marrone, beige. Ora ve li faccio vedere. Bianco. E Leo dice bianco. Vediamo se c'è bianco. C'è grigio. Viola, lo pittiamo dopo con la bamboletta. Va bene, grigio oppure marrone e bianco? Aspetta, però mi piace questo tantissimo. Mi piacciono sti due, raga. Prendiamo sti due qua, vai. Conferma. Eccoli qua, i nostri nuovi cavalli. Raga, con i cavalli non si può andare in giro. Vi avviso, non vi fate vedere con i cavalli in giro in mappa, eh. Solo quando lo dico io li possiamo prendere e ci facciamo la galoppata. Cap, ti preoccupare tu da dare da mangiare e bere agli animali o me ne occupo io? Come vuoi. No, no, come vuoi tu, per me è uguale, se te ne vuoi occupare tu. Ammazza pure la retromarcia, sto cavallo. Come si scende da cavallo? Come i mezzi. Ok, Cap, te stai andando a seminare, vedo, me ne occupo io, dai. Allora. Cosa vogliono i cavalli? Acqua Mi si è paglia. allargata la lauda. Sincronizzazione. Ma sto Gregory sta entrando e uscendo dalla partita. Entra ed esce dalla partita sto Gregory. Io sono uscito dalla live perché mi si è buggato. Ah, vai, tranquillo, esci e rientra. Cioè il telefono si è buggato. Allora, compro un piccolo e rientra sto Gregory. Mamma mia, sta da un fastidio. Gregory, ma sei in live? Quasi quasi prendo un trattore piccolo da tenerlo qui in farm. Che si occupa solo degli animali. Che dici? Ok, Gregory è il bioga. Gregory non è più in partita. Allora, trattore. Mi serve un trattore giusto che ci metto un rimorchio dietro. Un piccolo T5 andrà più che bene. 120 cavalli, configurazione, ruote, pneumatici larghi, aggaggio frontale, no, compra. Ok, il rimorchio piccolino. No, senza pala. Ho questo come pala. Solo che può gangiare solo questo tipo di rimorchio qui, non questo con l'occhiello. Eccolo qui, piccolino, carino. Fa il suo lavoro, dai. Un bel New Holland, dalle mie parti se ne vedono tantissimi di questi T5. Sono i trattori più venduti.
Va bene, Leo, non vi preoccupate. Vabbè, Fiat però diciamo i vecchi, vabbè, quello anche da me c'è pieno. Fiat Agri, Fiat proprio c'è pieno. E dico, i nuovi sono molto venduti in New Holland. Perché abbiamo vicino da me, vicino da 30 km, 40 km più o meno, ci sta il più grande concessionario New Holland di zona, cioè del sud Italia, uno dei più grandi. Quindi tutti, ecco cosa ho dimenticato, un peso davanti. Ma questo è troppo grande comunque come rimorchio, ce ne vuole uno più piccolino. Ci stava un rimorchio piccolino, era di qua, me lo ricordo. Eccolo qui. Che dite, la paglia? Sì, puoi andare a trinciare. Ma non ci sta già il Leo a trinciare? O mi sbaglio? Già sono in due. Se vuoi andare dietro la trincia col camion, va bene, non ti preoccupare. Puoi andare. Però a mettere un'altra trincia direi di no. Raga, regolatevi voi, Come vedete non è che do tanto. Vedete voi un po' quello che volete fare. L'importante è che vi prendete anche cura dei campi, avete finito di seminare tutti i campi. Se no è inutile che andiamo a raccogliere con la trincia. Va qui la paglia, vediamo dove va la paglia qui. Ma che sono tutti questi costi operativi dei... Sono io, sono Ah, io. sei tu. No, il 2% è rimasto all'interno del rimorchio. Ma questa è sfiga proprio. Avendo dei problemi. Ho visto che lagga tantissimo. Raga, purtroppo devo staccare perché anche a me sta dando tantissimo lag. Sto avendo dei problemi, mi sa il PC, devo fare qualche aggiornamento perché sta a scaricare anche delle cose. Purtroppo devo staccare un po' prima. Ci becchiamo domani.
solito orario 14:30. Sì, infatti ora anche il programma vi dà l'alert. Frame saltati, infatti, ora me li sta dando. Solito dei problemi. Devo controllare un po' il computer. Dai, ci becchiamo domani. Grazie ai nuovi iscritti. Grazie a chi è passato a darmi una mano. Ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao. Gonna change my mind, I gotta fix